Anche c'è un filo rosso che sta legando i vari interventi. Da una parte quell'esigenza di affiancare alla nuova legge sulla, per l'anticorruzione degli interventi che modifichino gli atteggiamenti e i comportamenti dei cittadini, degli operatori del settore. E poi dall'altra la necessità di superare la cultura del sospetto. Sia nell'intervento precedente che in questo c'è stato l'esigenza e l'invito a fare in modo che la magistratura non sembri, ma debba, non solo deve essere, ma deve anche sembrare esterna ai rapporti, alle relazioni tra le parti. Io volevo fare una digressione. Mi sono adesso dovuto chiedere scusa perché gli davo le spalle, ma il dottor Nardi ha apprezzato la biblioteca di Venosa e fa piacere che questa sera un convegno così importante che segna, molto probabilmente segnerà il cambio della legislazione in un settore molto importante, si celebri in una città, Venosa, che è la patria del Cardinal De Luca. Il Cardinal De Luca ha segnato un cambiamento radicale nella gestione dei rapporti, delle relazioni tra la legge e il cittadino, divulgando la legge. Così questa sera mi auguro che la stessa cosa avvenga per una legge che tutti quanti riconoscono un buon punto di partenza, che venga poi affronti i nodi problematici che ancora rimangono da affrontare. E su questa linea do la parola al magistrato, a Renato Arminio, che tratterà anche lui gli aspetti critici della legge, evidenziando le ricadute che questa legge avrà sul nostro territorio. Saluto tutti e ringrazio per la partecipazione a questo convegno. Penso che sulla 190-12 è stato già detto abbastanza dall'ottimo collega Nardi, il quale prima però si è dichiarato entusiasta della legge e poi si è rimangiato il suo entusiasmo durante il commento della legge medesima. E in effetti questa legge, a mio parere, non poteva essere migliore di quanto è, perché una trasfusione di sangue a Dracula non l'ha mai chiesta nessuno. E gli aspetti critici della legge sono chiarissimi, a mio avviso. Il potere politico, elaborando questa legge, non ha sposato fino in fondo la ragione per la quale la legge doveva essere emanata. Il falso in bilancio è un reato gravissimo, un reato spia, un reato che potrebbe risolvere moltissime cose in materia di criminalità, specialmente nel settore delle imprese. Questo falso in bilancio fu degradato da delitto a contravvenzione e tale è rimasto. Questo la dice tutta. Anche il 2635, procedibile a querela, la cosa fa ridere perché quando si parla di corruzione è lo Stato in prima persona che deve farsi carico della perseguibilità del reato e non il privato. Ma al di là di queste considerazioni, ripeto, non potrei dire altro che quello che è stato già detto su questa legge ed è stato detto egregiamente proprio dal collega Nardi. Il problema della corruzione, a mio avviso, è un problema soprattutto di legalità. La legalità è l'ossigeno che attraversa il tessuto di uno Stato democratico. Dove non c'è legalità non c'è democrazia e questo è un assioma indiscutibile sul quale dobbiamo ripiegarci. E questa legalità va perseguita in tutti i settori, a tutti i livelli. E incomincio a parlare proprio della magistratura, se volete, perché siccome non mi separa lungo tempo dall'abbandono di questa mia professione che ho coltivato
con grande entusiasmo per tanti anni. Colgo l'occasione per dire che la stessa magistratura deve darsi una regola in questo campo, cominciare a partire dalla selezione dei magistrati. Il concorso di magistratura per me è una barzelletta, ve lo dico apertis verbis. È anche un problema di stesura degli articoli, di concezione del reato. Il reato del 323 è nato a seguito dell'abolizione del 324. Ora, il 324, interesse privato in atti di ufficio, era per la verità molto 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 restrittivo, e giustamente c'erano gli inconvenienti di cui parlavano quelli che mi hanno preceduto. Però il 323 è altrettanto scandaloso, perché l'articolo 323 parla della repressione di una condotta illecita che sia rivolta alla violazione di legge che viene fatta scientemente e volutamente. Ecco, sono questi avverbi che tolgono la valenza giuridica all'illecito del 323. Tant'è vero che nella esperienza giudiziaria il 323 ha avuto una scarsissima fortuna. Ma qual è il problema di fondo? Qua giriamo intorno, nessuno lo dice, permettetemi che lo dica. Il problema di fondo qual è? Il problema di fondo è il braccio di ferro che si è instaurato dopo il 92 tra la magistratura e la politica. Ebbene che ce lo diciamo chiaramente. E anche a questo proposito devo essere sincero e chiaro: Tangentopoli è stata una grande fregatura. Perché? È stata una grande fregatura perché non è andata fino in fondo alla corruzione, ha fatto dei processi di immagine. Il povero Citarristi, che era una delle poche persone oneste che stavano nella comunità politica nazionale, ha avuto 500-600 avvisi di reato, il che ve la dice tutto. Invece gli autisti degli onorevoli, che avevano comprato centinaia di appartamenti a Bari, non hanno avuto nessun processo. Ma l'altro vulnus di Tangentopoli è questo: che la corruzione, che prima era episodica, dopo il 92 è entrata nel sistema, è diventata fisiologica al sistema. E quindi da questo punto di vista vi è stato questo aspetto della politica italiana che bisognava mettere a fuoco. Ed è stato messo a fuoco con una rivisitazione dei reati contro la pubblica amministrazione, che però è stata fatta nel segno opposto a quello che era antecedentemente. Ripeto, dal 324, che era restrittivo, siamo passati al 323, che a mio avviso è molto permissivo. Qual è l'altro aspetto della politica italiana che non va? Per molti anni noi siamo vissuti in un sogno falso, quello della economia drogata. Ex multis, cito la 219, ha elargito fiumi di soldi per questioni che non valeva la pena tenere in piedi, per faccende risibili. Noi abbiamo pagato nel nostro territorio il rifacimento di una grotta per 20 milioni, abbiamo pagato geometri che facevano progetti per 100 milioni, cose inaudite. Abbiamo una strada Nerico-Pescopagana che è stata finanziata per centinaia e centinaia di milioni, cosa inaudita, una strada che è rimasta lì incompiuta. E quindi questa economia drogata, questa legislazione approssimativa, sono stati l'humus naturale della corruzione che adesso ci apprestiamo a combattere. Come la si combatte questa corruzione? Diceva il collega Nardi, per quanto riguarda i magistrati non devono stare molto nel territorio, ma devono avvicentarsi nel territorio. Diceva ancora il collega Nardi che non dobbiamo arroccarci sulle nostre posizioni campanilistiche
E quindi rassegnatevi a perdere il tribunale di Murphy. Ripeto, non sono portatore di un discorso personale perché sto per lasciare la magistratura, ma devo ricordare che cosa ha significato nella storia di questo paese il tribunale di Murphy. Negli anni Ottanta vennero a Rapolla, Scoppetta e Schirato, due signori che sono stati poi ammazzati. Questi erano della nuova camorra organizzata, della NCO, e stavano per istituire una cellula a Murphy. A Murphy ci sono stati 7-8 omicidi di stampo mafioso, lo sapete meglio di me, sui quali si sta misurando adesso la DDA di Potenza. Ma questo è ancora niente. Nel nostro territorio abbiamo registrato per anni il traffico di rifiuti speciali e tossici. Vi è ancora nel nostro territorio un grosso arrembaggio dall'accaparramento di territori per l'installazione di energia alternativa. Pensate un po', quando si parla di traffico di influenze, che significa questo? Perché nell'energia alternativa c'è un movimento di denaro pazzesco. C'è poi, come sapete meglio di me, una grossa criminalità che ci avvolge e che viene dalla limitrofa Puglia, dalla Calabria, dalla Campania. Il nostro carcere di Murphy è l'università della criminalità, dove queste persone ospitate dal nostro carcere fanno comunella e fanno programmi sulle attività future di criminalità. Domanda: cosa sarà di questo territorio quando il tribunale di Murphy sparirà? Momento, dice il buon Gargani, non sparirà. Allora, io le dico che il tribunale di Murphy non sparirà, è sparito. Perché? Nella procura di Murphy ci sono, chi vi parla è un uditore. Io ho la febbre da 4 giorni e vado a lavorare in questo tribunale di Murphy nel quale sto da parecchi anni. Vado perché amo il tribunale di Murphy, amo la mia società e tengo fede al mio giuramento, anche se sto qui da tanti anni. Qual è quindi la risposta che dobbiamo dare a questo fenomeno? Colgo l'occasione per la presenza qui di onorevoli perché il carro di questo paese deve essere raddrizzato, cammina storto. Vi è una eccessiva esposizione della magistratura e questa va ridimensionata. Occorre che la politica riprenda in pieno il suo ruolo di direzione della cosa pubblica. Nell'ambito poi della magistratura bisognerebbe fare anche un'altra parentesi, quella che riguarda i pubblici ministeri. Oggi il pubblico ministero è un volatile che si alza in volo nel giorno di apertura di caccia, con la differenza che perché i volatili sanno quando inizia e quando finisce la stagione. Per i pubblici ministeri l'apertura di caccia è tutto l'anno. Quindi, ripeto, occorre che la magistratura venga esposta di meno, occorre che la politica riprenda in pieno il suo ruolo. E a questo proposito il DDL 190-12 si riprometteva di pronunciarsi sulla incandidabilità dei condannati al Parlamento. Anche sotto questo profilo è deludente questo decreto, ripeto, non si può chiedere una trasfusione di sangue a Dracula. Vengono estromessi dal Parlamento quelli che conseguono una condanna superiore a 2 anni. Per reati gravi, reati di mafia, reati di usura, reati di associazionismo,
E quindi tutti quelli che vengono condannati per reati con pena inferiore, prego accomodatevi, potete andare in Parlamento. Io sto facendo una grossa inchiesta su due grossi truffatori del Potentino che hanno messo in ginocchio diversi dipendenti statali con finanziamenti fasulli. Questi potranno andare in Parlamento. Perché? Perché il reato di truffa prevede una pena vergognosissima fino a 3 anni. Non è stato neanche introdotto nel nostro ordinamento, così come io auspicavo da tempo, il reato del truffatore seriale. Il truffatore seriale, a mio avviso, è qualcosa di diverso dal truffatore sic et simpliciter. Quando due truffano centinaia e centinaia di impiegati, non possono ridefinirsi truffatori. Questi sono criminali seriali per i quali l'ordinamento dovrebbe apprestare una norma specifica con sanzioni diverse. Altro capitolo è quello della natura del 190 del 2012. Per una parte è a natura precettiva, rimodulando i vari reati contro la pubblica amministrazione, con le carenze di cui parlava lo stesso collega Nardi, e per altro verso è di natura programmatica. Io mi auguro che quest'ultima parte del provvedimento riesca meglio di quella precettiva, che per me è deludente. Grazie. Grazie per l'intervento. Io credo che potrei definire l'intervento di Renato Arminio come un atto d'amore nei confronti di una funzione che ha svolto e che sta per lasciare e di una struttura che sta chiudendo. Ha evidenziato come il Tribunale di Melfi abbia svolto la funzione di baluardo a difesa delle infiltrazioni della mafia e della criminalità organizzata. Ha chiesto che ha evidenziato l'eccessiva esposizione della magistratura, ma non perché forse la magistratura vuole esporsi, ma perché è la politica che non svolge il suo ruolo. E ha definito i limiti della legge con una maniera lapidaria: nessuno chiede una trasfusione a un di sangue a Dracula. Vabbè, e andiamo avanti con la nostra tavola rotonda. Do la parola all'avvocato, all'onorevole Vincenzo Siniscalchi, che è stato parlamentare e componente del Consiglio Superiore della Magistratura. E l'onorevole ci farà una valutazione della legge basandosi sulle valutazioni della Corte di Cassazione e dell'Ufficio Studi ed evidenzierà luci ed ombre. Grazie. Grazie a voi, intanto un saluto come sempre affettuoso a quelli che posso considerare i miei concittadini, anche se io ho avuto solo la fortuna di vedere la mia famiglia avere origine a Venosa, ed anche la parte migliore della mia famiglia, mio padre, che è sepolto a Venosa, ma ormai credo che posso considerarmi un concittadino, e quindi di questo chiedo autorizzazione al sindaco Tamburiello, al quale mi associo nella prospettazione di quegli interrogativi iniziali che hanno posto anche gli altri avvocati che rappresentano gli ordini e che rappresentano il territorio e sui quali grava questo angoscioso momento di turbamento sul quale provvederanno i legislatori per cercare di temperare gli effetti di questa legge generale che riguarda anche in parte il Tribunale di Melfi, ma per la quale certamente vi saranno dei provvidi aggiustamenti. Ma mi associo anche a quello che è stato detto su questa questione della difficoltà di vivere la vita dei propri territori anche nelle amministrazioni, anche nella dirigenza politica dei territori e in una situazione in cui
e la giustizia dovrebbe avere degli elementi maggiori di dinamismo, di funzionamento, ma purtroppo siamo sempre, lasciatelo dire, dal più anziano qui dentro, insomma, ecco, per edulcorare la vecchiaia con l'anziano, e siamo sempre tra un mese e mezzo sentiremo discorsi inaugurali degli anni giudiziari che io credo di aver sentito da quando frequentavo i tribunali con i pantaloni alla zuava, insomma, cioè i discorsi dei procuratori generali o dei presidenti della Corte d'Appello sulla crisi della giustizia. Questo non è una ostentazione di pessimismo. Tornando al problema che ci tiene qui riuniti, intorno al quale abbiamo ascoltato tante interessanti relazioni, tanti interventi di spirito eminentemente tecnico che consentono anche di sacrificare buona parte delle cattive intenzioni di dilungarmi su questi temi, perché sono state dette delle cose che in gran parte sono condivisibili. Io, come ha detto cortesemente il presentatore, ho studiato a fondo questa legge sulla scorta non tanto del parere del Consiglio Superiore della Magistratura, che è intervenuto in un momento troppo antecedente, ma sul motivato parere di un organo evidentemente di ricerca giuridica e di diritto, che è il parere dell'Ufficio Studi della Corte Suprema di Cassazione. La Corte di Cassazione sta già lavorando, in particolare la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, che si occupa di questi reati contro la pubblica amministrazione, e sta già lavorando nel tentativo di dissipare le ombre che, come avete ascoltato, non creano soltanto dei problemi di dissenso, ma creeranno soprattutto dei problemi interpretativi nell'adozione di determinati anche linguaggi un po' insoliti in materie che hanno in sé una violenza implicita. Una volta la semantica, la scienza del linguaggio, era alla base anche della scienza della legislazione, non dirò dai tempi di Galiani o di Filangieri, perché non è il caso di incomodare questi saggi, ma insomma anche nella formazione dei codici più recenti. Per esempio un termine come concussione per induzione, e prima di essere adottato avrebbe determinato la necessità di un approfondimento di che cosa vuol dire e che cos'è, perché anche lo stalking è una induzione, è un tentativo di indurre alla resa nei confronti di una o di un perseguitato o di una perseguitata, e l'induzione è un concetto abbastanza extragiuridico se non lo si collega ad un comportamento o ad una connotazione. È l'unica cosa che non è stata detta, che mi permetto di aggiungere: una connotazione che nel reato commesso dal pubblico ufficiale era stata analizzata dalla giurisprudenza sia sotto il codice Zanardelli, sia sotto il codice Rocco, sia con le modifiche del codice Rocco, cioè il metus publice potestatis. Insomma, altro è se una richiesta di un favore un signore che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, io aggiungo un signore che riveste un potere anche non solo pubblico. Ecco perché mi interessa la questione del traffico tra privati e la questione della corruzione, direi della concussione del privato, cioè il titolare di un potere economico, il titolare di un potere politico, e perché poi ma politico reale. Tutta questa questione, vedete, penso che dal fondo della vostra pazienza di ascoltatori, soprattutto per i non addetti ai lavori, solleciti una domanda: ma allora questa legge produrrà dei risultati positivi per impedire di aprire ogni giorno la pagina del giornale oggi per le questioni dei falsi rimborsi spese? Direi de minimis a questo punto. Ieri per la questione dei grandi appalti dalla Maddalena
e giù di lì fino all'Aquila. E ogni giorno, ma per la verità è un po' una storia italiana. Io ho un bello studio che ho riletto in questi giorni di un grande magistrato, un giovane grande magistrato, il Marini, che ha fatto uno studio sulla sintomaticità della corruzione in Italia, che non è un fenomeno, è un fenomeno che ora viene molto, diciamo così, sottolineato. Non è che sia, diciamo, possibile ipotizzare una mancanza di tentativo di arraffare o di inquinare in qualche modo il mondo dell'economia o il mondo del potere economico. Vorrei dire che quello che si chiama in un modo eufemistico il comportamento emulativo è insito anche in un sistema economico. Non lo sto giustificando, naturalmente, anche perché io non ho nessuna emulazione in questa materia, soprattutto nella materia dell'economia, nessuna capacità emulativa. Il pericolo maggiore deriva dal fatto che negli ultimi decenni, e anche dopo Tangentopoli, anzi per qualche aspetto soprattutto dopo Tangentopoli, si è registrato un dilagare, in modo particolare in Italia, e di queste forme di corruzione che si inseriscono in uno sfascio etico generale. Noi non siamo moralisti, ma dobbiamo capire che il pubblico vuole pure capire se questa è una germinazione su cui deve intervenire solo il magistrato o se invece è l'espressione anche di una crisi valoriale generale, la crisi della legalità, o meglio del sentimento della legalità, perché alla legalità provvedono i magistrati, provvedono i politici sani, e ce ne sono tantissimi, a partire da chi è accanto a me, e al rispetto delle norme dell'etica si cerca, secondo le nostre tradizioni, di provvedere. Ma quello che colpisce è la disperazione del cittadino che si sente offrire quasi quotidianamente una proposta di tolleranza, una proposta di soggezione, e in definitiva vengono meno anche le speranze di reazione nei confronti di questi comportamenti effettivamente aggressivi, violenti, spesso striscianti. Qui si dice induzione. Praticamente scompare l'articolo 317 del codice penale. Sono cose che io dico in sintesi, ma che sono dette molto bene in questo documento della Corte Suprema di Cassazione dell'Ufficio Studi, che sono state riprese anche dai signori magistrati, in particolare dal dottor Dardi, e che in parte sono ritornate nell'intervento del dottor D'Arminio e anche nella introduzione molto precisa della magistratura contabile, del giudice contabile. Cioè, potrebbe dire il nostro presentatore: allora lei perché mi ha detto luci e ombre? E beh, le luci, anche le fiammelle sono delle luci, però le ombre qua sono molto più vaste delle fiammelle e molto più persistenti. Perché? Ma perché ancora una volta, a mio avviso, è sconfitta la saggia legislazione. Ecco, ancora una volta, forse si chiede troppo al Parlamento, ancora una volta il legislatore, e questa legge è stata accompagnata da una specie di annunzio palingenetico, dice finalmente noi ottemperiamo a delle convenzioni internazionali. Vi dirò di qui ad un attimo che non è assolutamente esatto che avevamo bisogno delle convenzioni di Merida e delle convenzioni, si dice così, sì, e di Strasburgo o di Seul, convenzioni che appartengono a dei convegni anche di carattere parlamentare ma anche giuridico, alle quali ho avuto l'onore di partecipare nella veste che ricoprivo al tempo. E perché? Non dice giustamente la Cassazione, ma non è così. Perché la giustificazione delle cose che sono state dette, in particolare sulla questione della distinzione tra induzione da parte del pubblico ufficiale e costrizione da parte del pubblico ufficiale, che sarebbe la residua concussione,
C'è un'immagine, il pubblico ufficiale con la pistola alla mano che costringe l'appaltatore, l'imprenditore e ripeto, con una bella espressione antica, si usava nella giurisprudenza e si usa nella giurisprudenza valorizzare l'elemento della immedesimazione nella figura di chi ha più potere rispetto al privato, già di per sé stesso una condizione di soccombenza da parte del privato, che qua invece il privato, e questo è l'unico aspetto di coincidenza con le convenzioni internazionali, lo si vuole punire, sarebbe quello che già è punito come corruttore, lo si vuole punire anche nei confronti di questa ipotesi di nuova concussione che non è concussione, cioè la ipotesi del 319 quater, perché è un nuovo 319, cioè è una nuova forma di corruzione e quindi si attuena definitivamente la concussione. Può darsi che un bene, può darsi che era troppo severo il codice Rocco, può darsi che non lo so, insomma, però dobbiamo dirci la verità come ce la stiamo dicendo stasera. Non è che questo incoraggia, non è che, anche perché in generale le norme di per sé stesse non sono fatte per risolvere i problemi, ci mancherebbe altro, se non cresce una coscienza effettiva e esemplare, e dirò di qui ad un attimo brevissimamente alcuni riferimenti a questo secondo aspetto, la coscienza di questi tempi. Francamente per giustificare delle cose che con l'eleganza non hanno niente a che fare. Se uno viene indotto a promettere una utilità, un viaggio, un benefit, danari soprattutto, e interventi in campi dove possono essere realizzate delle utilità economiche, ma perché poi chi aderisce a questa induzione di per sé stesso viene promosso al rango di concorrente, dice però c'è una pena minore e così ci mettiamo a posto con le convenzioni internazionali, perché la strana giustificazione, dice giustamente la Corte di Cassazione, è che ci si mette d'accordo soltanto per le convenzioni internazionali solo su questo punto e sul punto del trading of influence, cioè nel traffico di influenze, che è una nuova norma, insomma, di cui francamente non si sentiva il bisogno nella scienza penalistica. Che cosa suscita la mia delusione, diciamo così? Il fatto che io ho avuto nel corso del primo mandato parlamentare, al quale ebbi accesso da eletto anche per l'affettuosità e l'ottimismo soprattutto nei miei confronti, e spero ben riposto, insomma, di Peppino Gargani, stiamo parlando del 1994-95, poi dopo nel 96 il primo incarico oltre quello nel Parlamento che ebbe era quello di vicepresidente della commissione speciale per, eccolo qua, per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno di corruzione. Molto prima di Merida, molto prima di Strasburgo, le convenzioni, ecco perché vi dicevo prima, fa bene la Cassazione a dire vabbè, hanno fatto queste norme, pigliamocele, però fateci capire almeno come facciamo ad avere degli strumenti interpretativi adeguati. Questo dice il parere molto articolato e molto severo della Corte di Cassazione, pur con le piccole luci. E in questa veste, ecco, io nacque questa commissione voluta dal presidente Violante perché il Parlamento nel 1996 registrò il più alto numero all'inizio legislatura di proposte di legge derivate dal giustizialismo post Tangentopoli. Proposte di legge di tutti i gruppi, per la verità, contro la corruzione, aumentiamo i reati, studiamo un'authority, per carità, meno male che non si è fatta l'authority anticorruzione, era un altro ente inutile che avrebbe rappresentato elemento di corruzione per vedere chi ci doveva andare,
chi doveva essere sistemato, magari in caso di mancata elezione, perché poi queste sono le verità. E io, che ero entusiasta di questa attività che mi consentiva di entrare in un problema così vivo, mi convinsi della necessità di intervenire e poi riuscì a portare a termine solo una legge. Le proposte di legge erano sulle 102 e 103. Alla fine, nel 2001, e fu la legge che viene citata anche in questa nuova legge, era la legge sul rapporto tra la sentenza penale e il giudizio disciplinare, era la 97 del 2001, che viene citata come effetto e che pensavo dovesse essere citata anche a proposito delle incandidabilità, perché non si capisce perché un dipendente pubblico condannato in primo grado, secondo la relazione che mi è costata anche parecchie ostilità nell'ambiente dei pubblici dipendenti a suo tempo imputati, insomma, debba essere trasferito e non possa, con la sentenza di secondo grado, debba essere sospeso dal servizio in attesa del giudizio della Corte di Cassazione, mentre invece l'incandidabilità riguarda solo coloro i quali sono raggiunti da sentenza definitiva, perché qui poi c'è una questione che non può essere risolta da una legge. Io lo capivo che questa storia della incandidabilità offerta di fronte alla crisi della casta nei confronti della ribellione popolare sarebbe finita così, con la solita storia, ma c'è la presunzione di non colpevolezza e presunzione di non colpevolezza, quanti scempi giuridici si commettono in tuo nome. Qui si tratta dell'immagine che l'articolo 97 della Costituzione vuole salvare, l'immagine della pubblica amministrazione, l'immagine della politica, ma va bene così, non è questo il punto fondamentale. Portai in porto questa legge che oggi viene richiamata proprio a proposito del 2635, perché ci sono delle interessanti norme di collegamento processuale in questa. Ma come fu fatta questa commissione? Poi adesso sta nel cartaceo della Camera dei Deputati, non è successo più niente, siamo arrivati al 2012 per sentir parlare di anticorruzione. Fu affidato un rapporto a tre saggi, Sabino Cassese, Pizzorno e Arcidiacono, tre professori. Il Presidente della Camera affidò un rapporto perché analizzassero quali sono gli elementi che producono il pericolo del dilagare della corruzione nel nostro Paese, tenendo conto anche delle disposizioni europee, e quali sono i possibili rimedi. Non vi leggo il rapporto, ma è veramente un documento che mi ha fatto pensare come alle volte sia un vaniloquio il discorso parlamentare, perché il legislatore nei confronti di una, pensate che a proposito di questa ultima legge anticorruzione, nel momento in cui bisognava fare l'adeguamento alla legge europea, in questa corruzione qualcuno aveva inserito un emendamento che poi è stato ritirato sulla responsabilità civile dei magistrati, poi è stato ritirato, per dire come negli ultimi anni si è prodotto inevitabilmente una sorta di confusione, ecco, io sono molto diplomatico, parlamentare. Ora, come concludeva? Leggiamoci almeno le conclusioni, ottobre 1996. Leggiamoci le conclusioni, i rimedi, questi signori aiutati da giovani come il giovane professor Mattarella, figlio di un illustre politico, ed altri giovani professori di università. Sul breve periodo, il rapporto, possono produrre effetti i seguenti mezzi: limitare le spese per la politica. Siamo appunto, altro che punto di arrivo, qualcuno oggi, stasera, molto ottimisticamente dice è un buon punto di arrivo, e insomma, ma è un arrivo con l'accelerato per tornare ai tempi. Prevedere sempre l'ineleggibilità e il divieto di rimanere in servizio di chi ha commesso reati di corruzione. Siamo riusciti a non far rimanere in servizio chi ha commesso reati di corruzione, ma non l'ineleggibilità.
probabilmente non è nemmeno importante, perché si dice ma quello è eletto dal popolo, prende i voti, quindi è un discorso diverso da chi deve rimanere in servizio. E poi dopo, vabbè, questo poi riguarda l'istituzione di un corretto rapporto tra la politica e la gente, insomma, sembra un rapporto abbastanza squilibrato negli ultimi tempi. Rendere operativi i codici di comportamento dei dipendenti pubblici, ne parlava il magistrato contabile, stabilire un chiaro regime di incompatibilità tra funzione pubblica e cariche politiche. E qua invece ho sentito dire negli ultimi giorni che bisognava cercare di evitare che gli avvocati entrassero in Parlamento, perché gli avvocati hanno ottenuto, dicevo, il Fatto Quotidiano, con cui si può concordare qualche volta ma non sempre, non mi pare che sia stata una catastrofe che gli avvocati si sono fatti votare una legge inutile come quella dell'ordinamento professionale. E limitare le attività successive all'impiego pubblico, adeguare il procedimento disciplinare alla risultanza dei giudizi penali e della legge che sono riuscito a portare in porto, disciplinare il procedimento ispettivo e di verifica, tutelare effettivamente la segretezza del voto, si parla della segretezza del voto perché questa legge ha una carenza, non legifera sul voto di scambio oltre che sul recupero del falso in bilancio. Sul medio periodo invece possono produrre effetti i seguenti mezzi: ridurre l'area pubblica, ridurre e porre sotto controllo le nomine politiche, regolare le lobby, qui c'è qualche cosa sulle lobby, sul traffico di influenze, ma anche lì ci vuole il devoto per capire che cos'è il traffico di influenze, perlomeno la Cassazione, io sono in buona compagnia, l'ufficio studi della Cassazione ha detto dobbiamo riunire la sesta sezione penale della Cassazione per capire che cosa vuole dire. Ridurre e porre sotto controllo le nomine politiche, regolare le lobby, separare selezione e carriera dei dipendenti pubblici dalla politica, e invece molti alti, una volta si chiamavano boiardi di Stato, entrano in politica e tornano nella carriera pubblica con un aumento ulteriore di, come se avessero fatto la carriera amministrativa invece che la carriera politica. Controllare più efficacemente le attività privatistiche dei poteri pubblici, modificare il regime dei contratti pubblici, rafforzare i controlli interni delle società per azioni, non è stato fatto perché la 231, come è stato detto ampiamente, riguarda una situazione completamente diversa, riguarda l'aggancio alla responsabilità penale. Vedete, poi non si può parlare di supplenza della magistratura penale, perché tutta questa storia della corruzione, a parte i convegni internazionali, senza l'intervento della magistratura non l'avremmo mai trattata in nessuna sede. E mi piace qui richiamare il grande ruolo che sta svolgendo il Presidente della Corte dei Conti, il Dottor Giampaolino, in questi ultimi tempi. Porre ordine nella legislazione, liberare l'attività privata, istituire corpi tecnici dell'amministrazione, passare dal controllo di processo al controllo di prodotto. La politica, poi, diceva Cassese, che, ripeto, è ancora una delle luci del nostro mondo della cultura giuridica e sociologica, è la politica, i costi della politica e soprattutto il sistema dei controlli, il sistema dei controlli che non può essere risolto punendo solamente o aumentando la pena, mi permetto di dire, per il 323 del codice penale, del quale anche sono stato relatore, accolgo le critiche che sono state fatte, abbiamo abbassato troppo, ora viene rialzato, ma con molta cortesia il dottor Nardi ha parlato della positività di questo aspetto, ma non è che risolve il problema, perché il vero problema dell'articolo 323 era quello di consentire, attraverso un meccanismo, quando si trattava di ipotesi gravi, di consentire un ulteriore utilizzo del sistema delle intercettazioni. Ho detto una bestemmia, perché qui quando si parla di intercettazioni, che sono l'80% dei processi di concussione e di corruzione nel nostro paese, non solo nei processi di mafia, e pare che si parli male di Garibaldi, insomma, se uno dice le intercettazioni, certo, con le dovute accortezze, con le ristrettezze di bilancio, però senza registrazione non si farebbe nulla. Ecco perché io
voluto dare questa testimonianza, non di scetticismo, il legislatore va sempre rispettato, ci sarà buona fede, però al cittadino al quale idealmente io devo dare una risposta per stare a questo tavolo, devo dire, vabbè, insomma, cerchiamo di tornare al diritto naturale, come dice Stefano Rodotà nell'ultimo suo bellissimo libro, al diritto, a difendere il diritto dei diritti, il diritto di, consentitemi di non modificare l'articolo 18, e il diritto di capire perché la più grande azienda italiana può fare quello che vuole, può smontare tutti gli stabilimenti e portarli in America, anche quelli sono dei diritti, insomma diventa molto debole contentarsi, portare a casa la punibilità della parte, di quello che è una parte offesa e non è più parte offesa, vabbè, ci sarà una costituzione di parte civile in me, viene punito anche il piccolo imprenditore che si è fatto sedurre, ritardo, ma che non è un ritardo dei ritardi fondamentali che ci accompagnano quotidianamente. Grazie, grazie onorevole. Devo rilevare che l'onorevole Siniscalchi non si è limitato, come mi aveva detto, a illustrare le valutazioni dell'ufficio studi di Cassazione, ma ha parlato con il cuore in mano, lo devo rilevare, ho visto nella sua foga e dall'alto della sua autorevolezza ha lanciato un grido disperato nel momento in cui ha riconosciuto ancora una volta viene sconfitta la saggia amministrazione e si è fatto portavoce della disperazione dei cittadini che ogni volta, lui ha evidenziato, si sente offrire proposte di tolleranza, augurandosi che il potere non espropri i diritti ai cittadini. E allora, fatte queste considerazioni, do la parola al senatore Egidio Di Giglio, senatore FLI ed è componente della prima commissione affari costituzionali del Senato. E francamente, dopo l'esposizione dell'avvocato Siniscalchi, ho qualche dubbio nell'impostare un ragionamento che, più che tecnico, credo che debba essere politico. Io sono uno di quelli che ho contestato questa legge in commissione, pur in linea di principio aderendo a questo tipo di iniziativa. Così sono uno di quelli che ha firmato quell'emendamento sulla responsabilità civile dei giudici, se non altro perché io ho un mandato popolare e se non altro perché c'è stato un referendum, cosa che non abbiamo mai voluto applicare, ma ne possiamo anche, ne possiamo anche discutere, proprio perché c'è stato un referendum, il popolo è sovrano. Non vedo perché si dice tanto che chi sbaglia debba pagare, non vedo perché poi le caste sono soltanto da un lato e non debbano esserci anche dall'altro lato. Il problema di fondo di questa legge è che noi così non è che risolviamo il tutto, noi non risolviamo quasi niente. Nel senso che, così come sono stato uno di quelli che in tanti anni ho detto chiudiamo le camere, può sembrare paradossale, rimettiamoci nelle commissioni e facciamo i testi unici. Solo così non avremmo avuto da parte dell'Europa un richiamo per fare questa legge, perché francamente fare le leggi sotto richiami o tra virgolette dittature degli altri stati non ha senso, però l'abbiamo fatto. È venuto fuori qualche cosa che certamente non va a soddisfare le lacune che ci sono, ma sono lacune che ci portiamo negli anni. E quando il magistrato Nardi dice lo scempio fatto negli ultimi 20 anni, ha perfettamente ragione, ma non è soltanto degli ultimi 20 anni, è da quando è stata istituita questa Repubblica, è da quando è stato istituito questo tipo di sistema. Perché non a caso l'onorevole Siniscalchi ha detto, io in commissione, vicepresidente, su 102 proposte di legge dal 96 al 2001 sono riuscito a farne soltanto una. E non c'era in quei 5 anni un governo che non piace tanto al magistrato Nardi, da quello che ho potuto capire. Gli ultimi 20 anni
hanno rappresentato un sistema che noi abbiamo creato. La corruzione. La corruzione è un sistema che ha bisogno di etica, ha bisogno di essere valutato sotto certi aspetti. Quando ci fu lo sbarco americano, si servì della mafia. La mafia si servì dello Stato italiano. È storia. Poi andiamo avanti, qualcuno ha rievocato la questione delle banche, è vero. Dopo magari la prima strage di Stato, che c'entra con la corruzione? C'entra perché il cittadino purtroppo non ha fiducia più in determinate istituzioni. La prima strage di Stato è stata Portella della Ginestra, il bandito Giuliani. Non dico per non polemizzare chi è stato il mandante, però doveva dire a Pisciotta, e Pisciotta è morto per un caffè avvelenato in carcere. La questione delle banche, Sindona. Quando Sindona doveva dire chi aveva portato e come avevano portato e come si era arrivato al fallimento delle sue banche, quindi del sistema Italia, perché era coinvolto qualche pezzo dello Stato, Sindona in carcere muore per un caffè avvelenato. Nel 1994 ci sono stati altri due casi che dovevano riferire tutto quello che è successo e che succede. Un altro caffè avvelenato nelle carceri. Ma di quanti caffè dispone questo regime? E allora, siccome a me piace fare politica, l'ho sempre fatto e ho un cancro politico e ho avuto anche dei maestri politici che stanno in questo paese, voglio capire il perché di tanto scandalo se poi si vanno a vedere determinate questioni. Non ultimo, quello che è successo anche in seno alla magistratura per quanto riguarda le stragi del 92. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto che uno Stato va a patteggiare con dei delinquenti che si chiama, che stanno all'interno di un'organizzazione che si chiama mafia? E poi ci rifiutiamo di capirne la verità. E poi dobbiamo dire che soltanto negli ultimi 20 anni c'è stato qualche cosa che non ha funzionato in Italia. No, il problema non è questo. Quando si vanno a fare certe affermazioni, e il magistrato Arminio diceva quanto è costata la 219, fu fatta una commissione d'inchiesta dove presidente, se non sbaglio, fu l'ex presidente del Scalfaro, dove praticamente si evinse che la 219, il terremoto dell'80, è costata agli italiani 60.000 miliardi. E quando si dovevano andare a fare le valutazioni di quelli che erano stati gli investimenti, c'erano dei magistrati nelle commissioni ed erano gli stessi magistrati che poi dovevano condannare quelli che avevano rubato i soldi perché hanno fatto uno stabilimento di barche in alta montagna e non al mare. Allora, guardate, noi non dobbiamo dire che si fanno le leggi e troviamo poi la soluzione. Questa è una panacea. La panacea della giustizia, della brutta giustizia, della mala giustizia, non va ricercata nella formulazione delle leggi, va ricercata in un'etica sociale e morale che ogni cittadino deve avere. Allora, quando si va anche alle votazioni, quando si va anche alle elezioni, con questo, con un altro sistema ancora, una valutazione, il cittadino la deve fare. Non può dare responsabilità ad altri che scelgono al posto suo. Non può fringerarsi dietro una determinata questione e poi dire non vado a votare perché sono tutti uguali. No, ci sono delle differenze e la differenza è politica. Io capisco che ci siano delle questioni interne a Magistratura Democratica, ad altro tipo di magistratura. Io capisco che lo sfogo di un magistrato che arriva alla pensione e dice basta, perché è successo questo, questo, questo e questo, perché magari non sono stato messo nelle condizioni di poter formulare la buona giustizia. Ma non accetto quando magari qualcuno pensa che i problemi vengano risolti dagli altri e non da se stessi. Allora, partendo dal basso, di nuovo, e riformulando determinate questioni e determinati quesiti,
Noi non possiamo attribuire a questa legge la risoluzione di tutti i problemi. Così non possiamo essere così ciechi e così ristrettivi nel dire che questo tipo di legge è servito soltanto a qualcuno, ad persona. Non è così. Non possiamo estremizzare determinati rapporti, perché se questa legge è servita solo o servirà solo e soltanto a Berlusconi, e io sono uno di quelli che sono all'opposto, certamente questo tipo di legge non serve a più nati. Cioè, noi la dobbiamo finire di portare certi problemi e certe situazioni sul piano delle istituzioni, che non c'entrano niente. I delinquenti sono delinquenti, le persone per bene sono persone per bene, e non possiamo coinvolgere le istituzioni in queste diatribe, fosse una questione politica, fosse una questione della magistratura, fosse un'appropriazione che ognuno vuole fare. Bisogna essere corretti nella disposizione dei rapporti. Quindi questa legge certamente non è alla perfezione, questa legge certamente non rappresenta quasi niente. L'unico problema che dovremmo fare, ripeto, sono i testi unici, perché è contemplato già tutto, partendo da un codice che se ne dica e che se ne voglia, è stato fatto sotto un regime e c'erano persone per bene, che il codice Rocco. Se poi qualcuno dopo 60 anni non riesce né a contestarlo e né a modificarlo, allora sono dei cretini che non possono appartenere, cioè non possono dare dei consigli ad una società che per forza deve andare avanti e deve impostare un ragionamento che non è a livello di barzellette, ma è a livello veramente serio. Perché tutto quello che è successo anche sul piano economico non è che è successo negli ultimi 20 anni. Noi ci stiamo portando da 60 anni a questa parte i debiti che i nostri politici sono andati, quando andavano in Europa con il cappello in mano, andavano a prendere soldi in prestito. Oggi i nostri creditori ci hanno detto che dobbiamo restituire questi soldi. Ognuno di noi, per tutta una serie di ragioni, abbiamo vissuto al di sopra delle proprie possibilità, qualcuno ce l'ha nascosto in più, qualcuno ce l'ha nascosto in meno, ma purtroppo i debiti si pagano. E se l'Europa oggi ci chiede i soldi indietro, noi dobbiamo lavorarci sopra. Oggi c'è stata una notizia che veramente fa scandalo, cioè il 10% cioè il 50% della ricchezza viene detenuto dal 10% delle persone, degli individui, e questo in una società moderna, in una società non classista, ma in una società moderna non può esistere. Allora evidentemente dobbiamo rivedere un po' tutte le questioni e non farne di tutta nel buon fascio dicendo che c'è una casta di privilegiato o meno, quando poi ognuno di noi, anche nella pubblica amministrazione, ha delle responsabilità ben precise. C'è il popolo che non si è scelto i propri rappresentanti e i propri governanti, ma anche nelle pubbliche amministrazioni c'è, ci sono manager che prendono 700-800, 1 milione all'anno. Uno che se ne fa quando guadagna 1 milione all'anno di euro? Cioè, che poi se andiamo a vedere, no, sì, se andiamo a vedere, è gente che ormai supera anche i 70 anni, no? E io penso che qualche punto di diabete ce l'avranno, quindi non possono neanche farsi un autopranzo, un pranzo abbastanza consistente. Allora, e chiudo, la corruzione, così come la brutta amministrazione, c'è sempre stata. Noi non siamo riusciti mai a risolverla perché abbiamo sempre delegato gli altri, perché non ci siamo mai voluti interessare, perché ogni qualvolta, ho fatto l'esempio, cioè qualcuno dice che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, i politici, che è una banda secondo qualche altro di malfattori, io dicevo in quell'emendamento anche i magistrati, perché c'è stato un referendum ed è giusto che sia così. Orazio, il vostro concittadino, diceva che a che servono le leggi rese inutili dal malcostume, quindi 2000 anni fa già c'era il malcostume, non è che l'abbiamo inventato noi, quantomeno negli ultimi 20 anni. E poi diceva anche che le leggi nacquero per combattere l'ingiustizia, e l'ingiustizia purtroppo c'è sempre strada, e l'ingiustizia purtroppo alberga nella casa del popolo. Grazie. No, chiedo scusa.
di servizio. C'è l'avvocato Sardi al telefonato, purtroppo è febbricitante e non può venire. Grazie. Quindi, senatore, io ho colto, auspicato il senatore, quello che anche altri hanno detto, il cittadino deve essere protagonista e deve superare l'istituto della delega, e ha fatto come proposta quella di elaborare testi unici e superare il codice Rocco. E ci avviamo alla conclusione, do la parola all'onorevole Giuseppe Gargani, eurodeputato capogruppo UDC al Parlamento europeo ed è stato sottosegretario al Ministero della Giustizia. Onorevole, credo che dal convegno sono emerse un'analisi critica della legge, un'analisi che ha messo in evidenza luci ed ombre, che ha evidenziato anche i condizionamenti della legge, prospettando riflessioni future per modificare quella che è stata da quasi tutti giudicata un buon punto di partenza. Io come l'avvocato Sarli non sarei dovuto venire, perché come vedete non ho la voce e spero di poterla avere almeno per i 10 minuti per dare il mio giudizio, la mia valutazione. Sono venuto per rispetto ai relatori, per rispetto a voi, mi piace sempre mantenere gli impegni, può darsi che la voce verrà man mano che parlo, quindi sarete anche un po' avvantaggiati. Io sono un musicista mancato, per cui la disarmonia mi dà fastidio, come mi dà fastidio questa voce stonata. Io non ho studiato come si riscalchi in maniera approfondita questa legge, non conosco i vari emendamenti, l'iter parlamentare mi è sfuggito, ma senza diplomazia dico che accetto e condivido tutte le critiche fatte, per cui non dirò che è una buona legge. È una legge che viene tra l'altro valutata, io parlerò di legalità. Il procuratore Arminio mi ha dato questo avvio, questa stura. Io, condividendo tutte le critiche, condividendo soltanto un dato, sarò un po' disarmonico rispetto alle cose dette, non sono controcorrente. La lotta alla corruzione, le leggi non fanno la lotta alla corruzione, le leggi reprimono. La lotta alla corruzione la fa la classe dirigente nel suo complesso, la fa la società, la fanno i politici quando danno un buon esempio. Primo punto da precisare, perché questa è una distorsione sociale e culturale grave. La seconda qual è? E mi dispiace che l'ha detto pure Siniscalchi, perché questo invoca questa roba, lo si legge sui giornali tutti i giorni, che la magistratura, poi diremo il giudice o la magistratura che cosa sono, garantiscono la legalità. Assolutamente no. La magistratura, i giudici, reprimono la illegalità. È un concetto culturale di fondo che dovrebbe organizzare una società e che ha portato a due deviazioni. I magistrati fanno la lotta e quindi fanno politica. Chi fa la lotta fa la politica. E poi i magistrati garantiscono, ma che devono garantire? I magistrati fanno un ruolo fondamentale, importante, di applicazione della legge. E la legge recepisce i fatti culturali di un determinato periodo per dare un binario, un indirizzo. Questa è la pace sociale, questa è le regole di una società. E perciò l'accenno che è stato fatto prima, in qualche modo è vero. Noi oggi, passo al terzo punto, abbiamo una legge schizofrenica, contraddittoria. E perché? Dobbiamo porci il perché. Le cose che ha detto Siniscalchi. Io sono un vecchio parlamentare, ho seguito dagli anni 70 la vita, adesso ho un impegno europeo, e sono un appassionato del diritto, un modestissimo giurista, che sa bene che nei periodi di pace sociale c'è una codificazione possibile.
perciò noi abbiamo i grandi codici. Ed è vero che non riusciamo a modificare, non riusciamo, perché la società si è evoluta in maniera così complessa, disordinata, che io dico la legge non ha un obiettivo capace di fotografare, nonostante le macchine fotografiche che oggi raggiungono qualunque dinamicità. E il legislatore non è che è proprio scemo in genere, ha tante disattenzioni, ma la legge è difficile farla. Tant'è vero, procuratore Arminio, che questa legge non è frutto del potere politico, è frutto di questi che si chiamano tecnici, con un ministro che è un pessimo ministro, ma un bravo avvocato, come tutti sapete, pessimo ministro, e ha fatto lei la legge, con le deficienze gravi, perché quando Nardi dice quelle due o tre cose, inutile che io lo ripeto, inficia la legge. Sono state fatte apposta, non apposta. No, io ho questa grande, lunga esperienza, per cui dico che non è vero. C'è un'approssimazione, c'è una impossibilità di tener conto dei vari interessi che la società ha, che appunto la norma non recepisce, c'è una crisi della norma. E su questo io ho scritto qualcosa anche da giovane, ho letto tante cose. C'è Maillard, che è un filosofo giurista francese, che spiega in maniera esemplare come la legge, e non solo in Italia naturalmente, in Italia ha delle tipizzazioni ancora più marcate, ma la legge non riesce a poter esprimere fino in fondo, per cui si ripetono, sì. La legge era erga omnes, la legge deve essere erga omnes, lo leggiamo, abbiamo letto all'università quando siamo andati, e oggi non è erga omnes, non riesce ad essere erga omnes. Per cui questa corruzione, questa che c'è, perché c'è una crisi economica grave, e c'è un dato, io vorrei ripetere, che il procuratore Arminio ha accennato, e che è stato indagine dei miei anni, della mia critica alla magistratura. Tangentopoli è stato un equivoco nel nostro paese, che non ha qualificato l'azione giudiziaria, anche perché c'era un signore, che voi conoscete col nome e col cognome, che ha imperversato fino a qualche tempo fa, che per fortuna tutti sanno che cosa. Non era un angelo sterminatore, non era un angelo sterminatore. Che cosa si è determinato? Anche in tanto tecnico, voi sapete che il 71% di quelli che erano imputati, colpevoli, per Tangentopoli sono stati assolti. È una sproporzione troppo forte. È vero che l'azione giudiziaria, il pubblico ministero la fa, poi il giudice decide, c'è questa dialettica, insomma, sappiamo queste cose, gli addetti ai lavori le sanno benissimo, però il 71% è troppo. Per cui poi, la società, ecco, questo è un dato sul quale io vi prego di riflettere, in tutti questi anni, con un aggravarsi della crisi economica e con la fine della politica, perché non c'è dubbio che Tangentopoli ha determinato ancor più una crisi che era già nell'aria, si è approfittata di quella crisi, poi da parte di un partito, da parte, sono cose che sappiamo ormai, fanno parte pure della storia, le dimentichiamo, ma in questi convegni vale ripeterlo, e ha allontanato la società dalle istituzioni. Questo è stato il fenomeno, per cui mi fa tanta tenerezza quando Arminio dice, e lo dice a un politico, riappropriatevi della politica, questo è il tema. Per la corruzione, per tutti gli altri, se fossimo in grado di far questo, torneremmo a una qualche fisiologia, perché oggi la patologia è enorme, è forte. È forte perché le istituzioni sono in crisi come tale, il ruolo della magistratura, il ruolo della politica, non c'è la separazione dei poteri. Io con grande attenzione, quando Michele Nardi diceva che il magistrato, il pubblico ministero, non deve conoscere il giudice, diceva una cosa vera, fondamentale, però insomma mi ha determinato anche un sorriso, perché io spero che lui abbia fino in fondo la teoria che il pubblico ministero deve avere una carriera diversa dal giudice. Oggi chiamiamo tutti i giudici, non c'è la stampa, ci fosse uno che si chiama il pubblico ministero, noi giudici. E il giudice è una cosa fondamentale, importante, il pubblico ministero è un altro fondamentale, cose completamente diverse. Il giudice e il pubblico ministero sono cose completamente diverse. Su questo, io la parentesi non posso non farlo, non, assolutamente non condivido quello che lui ha detto,
Perché capisco che la tentazione dell'uomo è essere amici e andare a cena, però la indipendenza della magistratura o la indipendenza di ognuno di noi dovrebbe essere a prescindere. E i presidi che ci sono degli uffici giudiziari portavano ad una riorganizzazione, ma non a soppressione. Questo governo, che essendo non di tecnici, che poi di tecnici non solo in materia di giustizia, come avete visto, ma in tutte le altre materie, tecnici non sono, sono apolitici, non conoscono il territorio, non capiscono che cosa fanno, e grazie a Dio le province non hanno toccato niente, quindi le province sono salve. E state tranquilli che il tribunale di Melfi, come quello della provincia di Avellino, non saranno chiusi, state tranquilli, perché quando andrà un governo politico, Monti o non Monti, come Presidente del Consiglio, vedete che un po' di voce mi sta venendo, quindi insomma, Monti o non Monti, questo proprio non lo si farà, anche perché non c'è risparmio. Io delle province non me ne intendo, ma per i tribunali, siccome avete scoperto che io tanti anni fa, prima di Cristo, facevo il sottosegretario, un po' di quei problemi li ho usati, ho sempre impedito. Boniface voleva fare una legge per sopprimere, e io dicevo: guarda, devi fare la riorganizzazione perché in Piemonte ce ne sono troppi, ma il presidio dello Stato qua sì è per prevenire, ha ragione sacrosanto il procuratore, hanno avuto questa funzione, e perché negarla oggi? Perché disattenderla? Perché non deve essere negletta, è stata una funzione, un faro rispetto ad una presenza dello Stato, e la magistratura, un tribunale è la presenza dello Stato, pur sempre rispettata nonostante la crisi che Tangentopoli ha acuito. Perché se la gente non crede nella magistratura, ahimè, quasi come non crede alla politica, ha molto più ragione non credere alla politica, perché il demerito è assoluto. E io sono uno di quelli che, pur facendomi l'esame di coscienza ogni sera, penso di aver pochi peccati, però sono corresponsabile perché faccio parte della categoria. L'allarme che la magistratura dovrebbe avere, della quale non si rende conto, è che questa critica, questo disamore, questa non credere nella magistratura è un dato ugualmente dannoso, grave, quasi come quella si chiama antipolitica, cioè il rifiuto, non il rifiuto della politica come se noi la dessimo, la inesistenza di un dato politico che sempre deve essere ispiratore di qualunque. Noi avremo momenti ancora più difficili, io non posso non farvi un accenno che mi porta ad una preoccupazione, altro che la corruzione, che aumenterà. La critica è che noi viviamo un periodo in cui la democrazia rischia di essere in bilico, perché i poteri finanziari europei la stanno facendo da padrone, i mercati, la finanza. Allora, siccome sono un vecchio democristiano, siccome una frase che io oggi ripeto ossessivamente, che serve, ve la ricorderete tutti, magistrati, politici, De Gasperi nel 1954, prima che io facessi il sottosegretario, certamente, quindi aveva scritto, quasi come una profezia, ma da statista, se un giorno ci sarà la moneta unica, pensate, e non ci dovesse essere un'Europa politica, avremo disastri. Questa è una frase del discorso del 23 gennaio 1954. Io l'ho ripetuto al Parlamento quando è venuta la Merkel. Questa è una piccola digressione, ma c'entra rispetto al filone, vi interessa, credo. È venuto 15 giorni fa, un grande avvenimento, perché ha fatto un grandissimo discorso, ma ha detto: la strategia politica per la crescita non c'è, non ci può essere. E io ho fatto un discorso, ho inveito contro di questo, ho detto: se c'è questo e c'è il pareggio del bilancio, noi non solo andremo alla corruzione, al dilagare della corruzione, ma diveremo veramente tutti poveri, perché se c'è solo il pareggio del bilancio senza una strategia politica, almeno, procuratore amico, questo è il pericolo, hai ragione, ci riappropriamo della politica.
E una parola, noi ci siamo tenuti fino al 90 perché c'erano ideologie che mantenevano una posizione forte, tra l'altro il problema mondiale, la Russia, l'America, il comunismo, la democrazia cristiana, erano così diversi tra di loro ma così armoniosi. Oggi la polemica che si faceva allora, Togliatti, è una musica, non come la mia voce, ma è una musica rispetto alla nefandezza dei contrasti oggi personali. È subentrato il partito personale e abbiamo perduto la idealità politica, abbiamo perduto il valore. E allora la corruzione non è soltanto chi ruba. Chi ruba. Guardate, se c'è una cosa ulteriormente nefanda, me ne assumo la responsabilità, di questo governo tecnico, che fa un parametro per il quale tutti quelli che sono condannati in maniera tecnica possono andare, perché naturalmente chi ha un anno e 9 mesi è abilitato ad andare, con tutti i crismi. Quando i partiti selezionavano una classe dirigente, signori, nel 1992 la Democrazia Cristiana, come poi le cose sono state dimostrate, aveva il 90% di persone per bene, e un 10%, che poi c'è sempre dappertutto, nelle marce di cui si parla, era solo un 10%. Tutti i partiti hanno avuto, tutti, io dico Partito Comunista, Partito Socialista, la percentuale per la verità è molto più bassa, ma insomma, molto più bassa, ma tutti i partiti avevano allora un rigore, una ragione, che facevano politica e capivano. E allora il condannato, primo grado, secondo grado, c'era una valutazione politica, se c'era la serietà, certo che ci potevano essere errori giudiziari, quindi uno ne doveva tener conto, potevano essere delle cose sulle quali la magistratura aveva esagerato, perciò c'era un concetto accettato dai cittadini. Oggi questo sistema di corruzione dilagante, anche per leggi sbagliate, fatemelo dire, perché questa improprietà, questo del traffico di influenze, è una norma così generica, ma i magistrati lo devono dire, dove non c'è una fattispecie, quindi procurerà una serie di equivoci, incredibile la raccomandazione, come, quanto, perché, che fa, perché non c'è una fattispecie precisa, questo è il punto. E tutte le leggi hanno purtroppo parecchi di questi articoli fatti con commi che non finiscono mai, la incertezza della fattispecie, che determinano quindi poi interpretazioni che sono fatte magari molte volte con i piedi, che quindi non tengono. Allora il valore della società che noi dobbiamo riportare, io mi sono ricordato l'altra sera facendo un convegno, io ho un figlio che ha studiato alla Bocconi, che fa l'economista, inventò uno slogan, me l'ero scordato, nel 2009 quando ho fatto le elezioni europee, c'è un politico del secolo scorso, e io la parlavo, mi ribellai, mi dico, ma come, io già qualche anno ce l'ho e poi tu me li aggravi, no papà, tu sei e resti un politico del secolo scorso. Bene, io sono orgoglioso di essere stato e di essere un politico del secolo scorso, e quei valori che dobbiamo cercare di riportare, perché la politica con tutti i difetti, siamo sulla terra, per l'amor di Dio, né pensiamo di poter redimere, la legge è sempre uno strumento per, non è che si può, non stiamo sul paradiso terrestre, però quell'indirizzo politico aveva una prevalenza e aveva un orientamento, e quindi serviva anche per avere una distinzione tra i poteri, un rispetto tra i poteri. Oggi i mali della politica sono sotto gli occhi di tutti, di questa mala politica, dell'individualismo della politica. Personalmente, se volete uno sfogo, a 70 giorni dalle elezioni non ci siamo mai trovati, nel 48, quando chi mi chiede come, quali, non so rispondere, che non so quali saranno i partiti, se ce ne saranno 50, se ce ne saranno 100, se saranno accorpati, questo è un grave. Questo fa parte non della corruzione che sta scritta in questa legge, ma della mancanza di coesione, di valore che disgrega la società. Per cui se di questo bellissimo convegno fatto stasera, se possiamo trovare, come dire, una morale, grande esaltazione del giudice, perché il potere giudiziario è un potere, inutile dirlo, è un potere, non è più un ordine. È cambiata la Costituzione, i magistrati vogliono esercitarla, ma non vogliono dire che è cambiato la parola. È un potere, perché è complessa la situazione, e anche per le leggi così diverse, diritto comunitario che deve avere la prevalenza, tutto quello che è la congerie delle cose che esistono,
Il magistrato esercita un potere, deve avere una valutazione e una discrezionalità che si chiama responsabilità. E questa commistione che viene difesa così strenuamente in Italia, la commistione tra pubblico ministero e giudice, per cui sono tutte e due giudici, crea un disvalore, crea un guaio nella nostra società che non appartiene a nessun'altra società, perché questa distinzione è sacrosanta in quanto gli avvocati, i pubblici ministeri e il giudice, parti e la decisione al di sopra delle parti del giudice. Per cui se la politica si riapproprierà o potrà riappropriarsi del valore dell'indicazione e della strategia, se la strategia è della finanza, noi avremo più corruzione, perché la finanza è corruzione, non c'è dubbio, no, dico, porta alla corruzione, non mi fraintendete, dico, perché sono interessi finanziari che non si conciliano col bene comune. La politica può fare il bene comune e oggi il bene comune non lo fa più manco la politica. Questo è l'individualismo sfrenato che porta Di Pietro, Berlusconi, tutti individualità, non si capisce che vogliono. Quando viene tale Montezemolo e dice: io faccio verso la Terza Repubblica, a me mi viene voglia di dargli un pugno in faccia, perché che cos'è verso la Terza Repubblica? Che vuoi? Qual è il programma? Di che parliamo? Perché per me poi non c'è stata né la prima né la seconda. Giornalisticamente diciamo che c'è stata la prima e la seconda, ma verso la Terza Repubblica per far che? Con quali modifiche? Quali strumenti? Quale Costituzione diversa? Perché noi ci affastelliamo ancora a dire che, certo ci vantiamo di avere una grande Costituzione, ma la Costituzione dopo 50 anni non può essere modificata, ci sarà necessità di qualche modifica che il legislatore oggi non riesce assolutamente a fare, per cui più che votare bisognava fare un'assemblea costituente come quella del 46, di grandi giuristi umanisti, di giuristi politici, non come quelli che abbiamo nel governo. In questo governo, giuristi che avevano una strategia della società, dove va questa società, dove va l'Europa e dove l'integrazione deve essere politica. De Gasperi si ribellerà all'altro mondo se l'Europa dovesse diventare, o diventerà ancora di più, un'Europa finanziaria, un'Europa solo dei mercati, senza una guida. Allora tutto questo porta alle deviazioni, tra le deviazioni c'è la corruzione e naturalmente, siccome la legge non fa la lotta, né i magistrati fanno la lotta, si dovrebbero togliere l'idea, soprattutto a quelli siciliani, che i magistrati fanno la lotta al potere, la lotta alla corruzione, la lotta alla mafia. Quale lotta alla mafia? Devi reprimere la illegalità, che è una funzione forte, solenne. Io volevo fare il magistrato, ho fatto l'avvocato, adesso poi per la verità ho fatto immediatamente politica, per cui sono di lungo corso e naturalmente vado sostituito se c'è uno che ha uguale passione, non dico intelligenza perché ce l'abbiamo tutti, c'è una modesta intelligenza, uguale passione, uguale volontà di servire il bene comune. Questa è stata la mia stella di orientamento, poi gli errori li abbiamo evidentemente fatti tutti, ma questo orientamento è quello che porta il rinnovamento, può portare la continuità e il rinnovamento oppure la discontinuità e non il rinnovamento, perché se cambiamo solo l'età non succede proprio niente, non succede niente, pigliamo in mezzo alla strada. Montezemolo dice: il mio partito, io non voglio fare un partito, voglio fare la società civile. Che significa? Siamo tutti società civile, fino a prova contraria. E la società italiana è una società civile. Allora, se pigliamo spunto da questo bellissimo convegno, per cose giuridiche sono dette con grande maestria e con grande intelligenza, arriviamo alla conclusione politica, se sono io l'ultimo che ho l'onore e l'onere di l'onore soprattutto di parlare per ultimo, che ci sia questo messaggio: riappropriamoci dei valori facendo noi la lotta alla corruzione e applicando la legge dove è possibile, perché la legge è la garanzia della legalità di cui abbiamo parlato.